Irama oggi a Verissimo racconta la sua vita da sogno dopo il trionfo ad Amici. Prende il via oggi su Canale 5 la nuova edizione di Verissimo. Silvia Toffanin, padrona di casa, prenderà nuovamente possesso del sabato pomeriggio ed è pronta ad accogliere ospiti importanti. Tra le celebrità di oggi compare anche Irama, vincitore dell'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Il cantante sta scalando tutte le classifiche musicali con i suoi successi. Ad apprezzare il talento del ragazzo anche Laura Pausini, madrina d'eccezione. Prima di esibirsi al Forum di Assago, la cantante romagnola ha lasciato spazio al cantautore che, dopo aver interpretato alcuni dei suoi brani, è stato raggiunto sul palco da Laura, la quale ha annunciato che il ragazzo ad aprile avrà la stessa sua fortuna a fare un concerto lì video. Tra l'altro proprio Laura ha deciso che Irama aprirà altre date del suo Fatti Sentire Worldwide Tour. Ma cosa avrà rivelato oggi nel salotto di Silvia Toffanin? Scopriamolo insieme. Novella 2000 copyright, riproduzione riservata. Irama e la sua vita dopo Amici. Insieme alla Toffanin, Filippo, vero nome dell'artista, ripercorre il suo percorso di vita. Ecco cosa ha raccontato: sto vivendo un periodo di grandi emozioni. Sto cercando di dare tutto me stesso e sono molto felice. Io fin da piccolo mi sono innamorato della musica e scrivevo dei testi. Sono cresciuto nel mito di Francesco Guccini e Fabrizio De André, che sono i miei idoli, e anch'io sognavo di diventare come loro e spero di realizzarlo un giorno con il lavoro e la dedizione. E del suo periodo buio dice: non mi rimane rancore. Esistono alti e bassi. Mi sono messo in gioco. La mia vita, ossia la musica, è un continuo mettersi in gioco. Ci saranno sempre momenti difficili, ma la cosa importante è rialzarsi. Ho vissuto momenti particolari, però poi penso che non posso smettere di vivere. Ma non solo. Novella 2000 copyright, riproduzione riservata. Irama ospite dalla Toffanin: non mi godo abbastanza i momenti. Ringrazio Laura per tutto. Silvia Toffanin striglia un po' il cantante perché non si lascia abbastanza andare alle emozioni. Irama interviene ammettendo: non mi godo abbastanza le cose, infatti anche quando ho alzato la coppa ad Amici non ho esultato tantissimo. Forse anche per rispetto di Carmen e del percorso che abbiamo vissuto insieme, perché so quanti sacrifici abbiamo fatto entrambi. La Toffanin, prima di congedarlo, mostra le immagini in cui la Pausini annuncia a Irama la sua prima data al Forum di Assago. Irama commenta quel momento visibilmente emozionato: non me l'aspettavo. È stato bellissimo. Per me cantare ed essere lì è stato un grande onore. Ho aperto il suo concerto. Pensare che la mia musica sia arrivata a così tante persone mi emoziona. Prometto che mi godrò questo successo. Intanto ha da poco postato una foto che lo ritrae proprio insieme a Laura dopo il concerto della cantante a Milano. A post shared by Irama @irama.plumonsep15/2018 et 852 empt. Il talento va sempre premiato e Irama ne ha da vendere. Auguriamo a lui una carriera piena di grandi soddisfazioni. Novella 2000 copyright, riproduzione riservata.